Buonasera a tutti, come state? Oggi è martedì 25 aprile, una nuova presentazione di 4Arpades. Benvenuti a 4Arpades, un circuito di marketing e pubblicità globale. Le due raccomandazioni che faccio solito, io non risponderò a domande in questo webinar, e la seconda che cioè, se avete dei dubbi potete alla fine del webinar chiedere a me, o eventualmente mandare un ticket in 4Arpades. Quindi do inizio a questa breve presentazione, non durerà più di 15 minuti, 10-15 minuti, breve, succinta, al punto. Cos'è 4Arpades? 4Arpades è una piattaforma di pubblicità per utenti, commercianti ed aziende che vogliano annunciare i propri prodotti o servizi. 4Arpades si colloca nella nicchia della raccolta pubblicitaria a livello internazionale e condivide un'elevata percentuale del proprio fatturato con i propri clienti attivi che acquistano packs di commissioni condivise, chiamate anche packs. Chi è il proprietario di 4Arpades? È il signor Pedro Fall, spagnolo. Dietro c'è il 4 Marketing Group. Il 4 Marketing Group è situato in Cornwall, South Dominica. È un gruppo imprenditoriale con progetti in diversi settori e paesi con trend in crescita. È in diversi settori perché diversifica, come lo vedrete qua, giù in basso, e paesi con trend in crescita perché gli piace innovare, investire là dove c'è ancora uno spazio per crescere. I settori in cui 4Arpades investe è il settore immobiliare, il settore delle materie prime, pubblicità online, 4Arpades Inc. in Cornwall, South Dominica, e-commerce, sviluppo e fabbricazione di prodotti propri, certificazione ISO e sale di scommesse sportive in internet. Dove opera 4Arpades? Nel ranking d'Alexa, attualmente oggi 25/4/2017, diamo sempre questi due dati, no? Un po' perché, cioè, dove opera 4Arpades vuol dire dove è visibile, cioè 4Arpades praticamente si può fare in qualunque parte del mondo. Nasce in Spagna, come vedete, il 50% degli utenti sono in Spagna, però si può fare in qualunque posto ci sia una connessione ad internet, un tablet, un PC, uno smartphone, e si può fare tranquillamente. Nel ranking d'Alexa, che misura il traffico e la visibilità dei siti web, a livello mondiale 4Arpades si trova il sito al 9.533 posto e a livello spagnolo al 718 posto in Spagna. La visione di 4Arpades è di arrivare al milione di utenti per il 2017. Sappiamo, cioè, gli ostacoli che stiamo superando quotidianamente e questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. La missione è quella di aiutare a migliaia di persone a generare guadagni online perché sappiamo che la nicchia è giusta, la pubblicità online è in crescita. L'obiettivo è essere nel top 1000 nel ranking d'Alexa e 4Arpades è cioè in miglioramento costante ed innovando, cioè sempre cerchiamo di trovare soluzioni e innovazione per rendere sempre interessante e sostenibile nel tempo il business di 4Arpades. Quali sono i prodotti e servizi che offre 4Arpades? Principalmente due: i servizi di pubblicità con e senza le commissioni condivise. Questi sono gli annunci senza le commissioni condivise, che sono i login ads, che sono gli annunci di finestre emergenti che vediamo ogni qualvolta entriamo nel back office di 4Arpades, i PTC, che sono gli annunci a pagamento per visita, dove garantiamo visitatori perché questi guadagnano ogni volta che si fa un click e si guarda l'annuncio, i PPC, che sono gli annunci che l'annunciante, dopo aver acquistato un pack attraverso i banners, a mano si scala e si esaurisce, cioè il credito che ci sia, si esaurisce ogni volta che un utente fa effettivamente un click e visita il sito web finale dell'utente. Vuol dire che al click finisce il sito e lì si conteggia un click. All'annunciante le viene scalato al saldo di ogni pack ogni volta che un visitatore veramente entra nel sito web, quindi è per traffico diretto. E gli annunci di testo, che sono annunci che non hanno nessun tipo di grafica, solo testo, e gli annunci di banners, che sono annunci dove la gente guarda il banner per un determinato numero di giorni e questi possono essere statici o animati. Cosa sono le commissioni condivise di 4Arpades? Sono condividere un tanto per cento della fatturazione dell'azienda tra i clienti che abbiano acquistato packs di commissioni condivisa, chiamate packs,
che come requisito abbiano visto 8 annunci al giorno o in sostituzione acquistato un pack vacanze, un surfing pack. Nel caso del pack di 10 dollari, l'azienda di tutti i pack di 10 dollari venduti condivide il 76% della fatturazione in commissioni equamente tra tutti i clienti che precedentemente abbiano acquistato packs di 10 dollari e siano qualificati. E quindi, cioè, con le commissioni condivise 48 volte al giorno, posso ricevere le commissioni da parte di FartPates per i packs che maturano e vedere nuove opportunità mentre ricevo ogni 30 minuti le commissioni di packs che maturano. Ora, cosa si riceve, o cioè, cosa riceve il cliente quando acquista un pack o un pacchetto di commissione condivisa? Due cose principalmente: visita il proprio sito web, che è quello che stiamo comprando, traffico, cioè visibilità e traffico, e i pacchetti contengono 50 visite per annunciare altri business su siti web e le commissioni condivise ogni 30 minuti, che è quello che, cioè, FartPates ci riconosce. O ci chiede, meglio dire, vuol dire che ogni 30 minuti della commissione, cioè della fatturazione globale di FartPates, si condivide equamente una percentuale tra i membri con pacchetti qualificati. Ok? Questo è un po', cioè, il principio: si ricevono visite e le commissioni condivise. Attualmente ci sono due wallet: il wallet 1, che è il wallet dove ha funzionato fino ad ottobre di quest'anno, e il wallet 2, che è quello che c'è in essere oggi. Il wallet 1 o il portafoglio 1 si possono acquistare pubblicità di qualunque tipo, ad eccezione dei packs nuovi di commissioni condivisa. Posso fare dei prelievi ogni volta che siano evase tutte le richieste di prelievo in sospeso al wallet 1, e nel wallet 2 invece posso sempre acquistare qualunque tipo di pubblicità e i nuovi packs di commissione condivisa. I prelievi avvengono tra le 24 e 72 ore lavorative, tra i 10 e i 2000 dollari al giorno. Adesso spiegherò un po' il piano di compensazione, no, di FirePates. Cosa sono i packs di commissione condivisa? Nel Wallet 2 c'è un pack unico di 10 dollari. Ogni pack di 10 dollari include 50 visite ed ha un ritorno del 130%. Il 100% va al cash e non c'è obbligo di riacquisto, il massimo rendimento dell'1% al giorno. Il pack maturerà al 130% di commissione condivisa, non c'è obbligo di riacquisto e si condivide tra il 70-80% del fatturato. Questo è un modo per creare, cioè, denaro con questo business. Invece la secondo modo è per colui che fa rete, un team di lavoro, e FirePates lascia il 14% di commissioni alla rete. Cioè, al primo livello, cioè, ovvero ogni volta che vendiamo packs di commissione condivisa, FirePates ci riconosce un 5%, e dal secondo al decimo livello l'1%, totalizzando un 14%. Tutti i mesi si fa un ranking sponsors per colui che fa rete e crea un maggiore fatturato al momento che acquista, però anche, cioè, crea rete, quindi vende packs di commissioni condivisa. La prima posizione gli corrisponde l'ultimo giorno del mese, che è quello che si fa il conteggio di chi ha fatturato di più, un premio di 500 dollari in cash. Al secondo 250, al terzo 125, al quarto 60, al quinto 40, al sesto 30, alla settima posizione 25, all'ottava 20, alla nona 15 e alla decima 10 dollari. I quattro pilastri su cui si poggia e si sostiene il business FirePates sono la vendita di pubblicità di commissione condivisa, la vendita di pubblicità senza le commissioni condivise, piani vacanze ed AdSense e la copertura di un gruppo imprenditoriale diversificato. Per colui che volesse iniziare oggi, non deve fare altro che registrarsi e aggiungere fondi. Vai da Registrati con chi ti ha invitato e aggiungi fondi da Finanza, aggiungi fondi con Coinpayments in Bitcoins. E poi vai in Acquistare Packs, cioè visiti questi 8 siti web per essere qualificato, e lo fai da Finanza, comprare packs, visitare siti web d'annunci e vedi questi 8 annunci, così sei qualificato. E poi alla fine aggiungi i tuoi annunci e riscuoti attraverso Coinpayments, e questo lo puoi fare con prelievi consentiti tra le 24 e 72 ore lavorative da lunedì a domenica, e possiamo fare prelievi da 10 a 2000 dollari con Coinpayments in Bitcoins. Se tu avessi bisogno di maggiori informazioni, la persona che ti ha invitato è la persona corretta. Nel menu tutorials, nella pagina principale, puoi sempre
avere molti video tutoriali e PDF che spiegano molto bene qualunque dubbio tu abbia, e poi nelle domande frequenti, in un FAQ, troverai anche una serie di domande e risposte che ti saranno molto utili all'ora cioè, di dissipare qualunque dubbio. Quindi io direi che questa presentazione giunge alla fine. Se avete delle domande, mi fate sapere, potete scrivermi o contattarmi su Facebook, e altrimenti potete anche parlare o vedere cioè con Fire Page, ma non un ticket, in modo tale che, cioè, qualunque dubbio possa essere, cioè, evaso nel caso non sia risposto qua nei tutorials o le domande frequenti. Il mio nome è Guillermo Gagliardi, sono un affiliato di Fire Page come tanti di voi. Vi ringrazio per questo tempo che avete dedicato, vi do la mia buonanotte, ci vediamo martedì prossimo alle ore 22 circa. E vi auguro buon fav di trovarvi, cioè di trovarvi qua dentro insieme a noi in questa community, e di sfruttare un business che io sono molto contento, perché comunque, cioè, è un business che permette di fare degli introiti lavorando in un modo molto semplice e approfittando della raccolta pubblicitaria e cioè, di quello che ci può offrire il circuito al momento di pianificare su Firebase. Buonanotte a tutti, ci vediamo settimana prossima.